Ciao a tutti e ben ritrovati nell'arte di Romy. Un saluto da Michela e da Roberto. Oggi parleremo di un argomento che un po' ci introduce nel carnevale. Quest'anno il carnevale è molto corto, però sicuramente noi ci possiamo sperimentare in tante maschere, soprattutto delle maschere un po' più importanti. Quindi questo tutorial che andiamo per vedere è un tutorial di livello avanzato, quindi diciamo chi già sta abbastanza avanti. Quindi anche nella mia descrizione ogni volta non starò a dirvi magari che tipo di pennello usare eccetera, perché quando i livelli sono molto alti chiaramente a questo punto, oltre la tecnica, oltre il sapere utilizzare il pennello giusto per il tipo di tratto eccetera, in mezzo ci sta l'esperienza, e quindi a volte magari io posso dire che correttamente per fare una linea sottile dovrei utilizzare magari il pennello numero 1, però effettivamente poi dopo, andando avanti con il tempo e con l'esperienza, vi renderete conto anche voi che anche con un pennello, vi faccio un esempio, numero 4, sicuramente riuscirete ad ottenere una linea sottile. Questo piano piano ve la darà l'esperienza e quindi chiaramente la mano che avete preso nel maneggiare tutti gli strumenti che utilizzeremo. Però, come dico ogni volta, andiamo prima a vedere tutti i materiali utilizzati e poi partiremo con il tutorial. Allora, partiamo dai pennelli. Questo è un body painting, principalmente un face painting, dove prenderemo anche una parte qui di fronte, sotto al collo, diciamo così. E quindi abbiamo utilizzato diversi tipi di colori, diversi tipi di pennelli, anche glitter, insomma, per questo ce ne sono tantissimi in questo tutorial. Allora, partiamo subito. Intanto abbiamo utilizzato tutti gli spumini a nostra disposizione, quindi grande, piccolo, medio, eccetera. Spumini sono questi, ormai li conoscete benissimo. Poi abbiamo utilizzato pennelli piatti, il pennello a lingua di gatto, e anche più di uno chiaramente, poi lo vedrete anche nel tutorial. E poi abbiamo utilizzato punta tonda, il numero 4, il numero 6, anche il numero 1, insomma diversi tipi di pennelli, come vi dicevo prima, in base a quello che andrò a fare e in base a come mi troverò comoda. Poi abbiamo utilizzato un'infinità di colori, quindi ve li potrei elencare tutti, ma questa volta chiaramente stiamo parlando di un fantasy clown, quindi io ho utilizzato dei colori che sono più o meno i colori dell'arcobaleno, ma chiaramente potete sbizzarrirvi e quindi fare magari un fantasy clown nelle tonalità del rosa, dell'arancio, del celeste, insomma potete veramente creare il vostro fantasy clown. Anche perché, come vi dico sempre, prendete ispirazione, ma magari se ci mettete anche del vostro è sicuramente più originale. Quindi sicuro utilizzeremo il nero e il bianco, che sono diciamo i colori principali, e poi dietro a loro diciamo tutti i colori dell'arcobaleno, quindi a partire dal blu, il celeste, il verde, il giallo, il rosso, ho messo anche un po' di color corallo, il celeste, il fucsia. Insomma, li vedrete, sono veramente, veramente tantissimi. E poi mi sono chiaramente ispirata ai clown, che sono sbrilluccicosi, belli, festosi, allegri, e mi sono aiutata con i fantastici glitter. E in questo caso ho utilizzato il rosa e il celeste, e poi vedrete dove li ho inseriti, insieme a una spruzzatina di argento. Allora, più o meno vi ho detto tutti i materiali. Ho utilizzato anche una spugnetta, la vedrete, è molto semplice, ma insomma siamo appunto ad un livello avanzato. E allora, parte il tutorial, spero vi piaccia, andiamo a vederlo insieme. Allora, per prima cosa chiaramente io ho realizzato quella che è la struttura del tutto del mio face e body painting riferita alla parte del collo, quindi in questo momento sto facendo la parte degli occhi, che è molto classica nei clown, che sono questi triangoli che si trovano superiori alle sopracciglia, inferiori agli occhi. E poi qui ho cercato di fare come fosse un collo da dolce vita, no? Un collo di
di stoffa, e dove ho ripreso un po' quelle che sono le tipologie a punta, un po' dei, anche dei joker, dei giullari di corte, insomma, no? Dove ci sono appunto dei campanelli finali e poi sono tutte strisce colorate. E ecco, queste strisce, come vi dicevo, potete tranquillamente farle di qualsiasi colore. In questo caso io sto colorando a destra e a sinistra, superiore e inferiore, un triangolo nero, e poi ho deciso di mettere il rosa nella parte superiore e il celeste nella parte inferiore. L'ho fatto a mio gusto e diciamo come la fantasia mi ispirava, quindi non vi dico che è una cosa che per forza dovete far così, insomma, ve l'ho detto già tante volte. E in questo momento, ecco, sto colorando tutti i vari nastri che scendono dal collo per arrivare qui alla base proprio sempre del collo, e li sto colorando in modo omogeneo senza preoccuparmi se andrò un po' a macchiare il colore, perché vi renderete conto che questo clown è un po' un clown, diciamo, disordinato, perché non andrò a fare delle linee precise, non andrò a fare i nastri tutti uguali, perché ho voluto proprio che questo clown fosse un clown, come dire, non precisissimo, quindi un artista che ho pensato magari quel vestito se l'è cucito da solo, quindi magari non ha fatto tutti i nastri della stessa misura, lunghi uguali, eccetera. In più ho voluto dare delle sfumature con il nero, ecco perché ho utilizzato tanto gli sfumini, sia per quanto riguarda anche gli occhi, intorno agli occhi, dei colori, eccetera, sia qui sulla parte dove poi ho disegnato appunto tutti questi nastri colorati. Li ho fatti appunto con il nero, come in genere io vi dico sempre, non disegnate con il nero, ma in questo caso il nero mi faceva gioco, perché l'ho utilizzato dopo proprio per sfumare la linea e non lasciarla proprio netta, quindi come vedete sto cambiando sfumini e colori proprio perché così do una varietà di colori sia sulla palpebra e sia intorno ai vari triangolini che ho fatto. Premetto che la mia modella, che saluto tanto e ringrazio, grazie Linda, la mia modella è stata precedentemente truccata, quindi sicuramente gli ho passato una base di fondotinta, un po' di cipria per asciugare, mascara e matita per gli occhi. Questo perché, e rossetto, questo perché ho dato già una base alla pelle, in modo che tutto il resto, dove poi non verrà disegnato, comunque avrà uno strato omogeneo, altrimenti magari a volte anche con il freddo la pelle si macchia di rosso, eccetera. Quindi magari passando, sapendo che uno deve costruire questo face painting un po' più particolare ed elaborato, possiamo passare tranquillamente il fondotinta, tanto sul colore non dà nessun fastidio. Ecco qui, vedete, sto sfumando, anche qui vi dico in modo disordinato, i bordi proprio di questi nastri, non considerando tantissimo il fatto che ricevono l'ombra, la luce, eccetera, ma proprio per renderli proprio così molto imprecisi. Quindi ecco, in questo caso sto utilizzando vari sfumini. Mi raccomando, se per caso vi rendete conto che il colore chiaramente si è asciugato, il nero, basta sporcare un pochettino le setole dello sfumino con il nero. Mi raccomando, scaricatelo, magari se vi rendete conto che è troppo colore, scaricatelo direttamente su un po' di Scottex e poi andate a sfumare. Ho utilizzato anche l'argento, che a me piace tantissimo, in questo caso ci ho fatto proprio i pomellini dei nastri praticamente alla fine, e chiaramente li ho poi spruzzati con il glitter argento subito, in modo che così subito si è attaccato il glitter. Ecco, vedete, sto finendo l'ultimo campanellino. Vedete che lo spruzzo direttamente in modo che così si attacca per bene, e poi sto ripassando con il nero
il contorno dei campanellini, perché chiaramente può accadere che magari uno esce un pochino fuori binario, diciamo così. La nostra modella è fantastica perché è immobile, è serissima. Ecco qui, in questo caso invece, sempre con uno sfumino, sto sfumando la parte intorno alla bocca. Questo perché sapete che i clown, insomma, in linea generale, come stereotipo, il clown ha la bocca bianca. In questo caso ho fatto una piccola ombra marroncina, adesso la faccio asciugare, nel frattempo faccio anche l'ombra sotto i nastri, e per poi fare la bocca bianca. È molto classica appunto nei clown. Una cosa importante, avete visto che magari anche nel Joker, quello di Batman, ha la bocca in alto e poi scende giù in basso verso il mento. Invece io l'ho resa diciamo una forma come fosse un fagiolo, nel senso che non è molto allungata verso il mento. Questo perché, lo vedrete alla fine, quando poi la modella sorriderà, quella forma viene automaticamente. Se io l'avessi fatta già preformata verso il mento, dopo un sorriso praticamente con il sorriso si sarebbe vista una bocca veramente troppo allungata. Quindi in questo caso il contorno è fatto appositamente a forma di fagiolo, quindi in orizzontale chiaramente, e adesso io lo sto contornando chiaramente tutto di bianco, lasciando la bocca rossa, che poi ripasserò perché precedentemente avevo già messo il colore, e la bocca rossa, per farlo un piccolo sorrisino verso l'alto. Ecco, vedete che con il marrone poi crea anche un pochino di ombra, che andrò ad accentuare sempre con lo sfumino sporcato un pochino di nero. In questo caso sto facendo anche l'ombra sugli occhi. Eccola qui, vedete, ripasso leggermente la bocca. Sicuramente potrete immaginare perché mi sposto dalla bocca agli occhi ai nastri sotto al collo, eccetera. Questo per dare, perché do il modo di asciugare il colore, quindi magari faccio un pochino l'occhio, aspetto che si asciuga, nel frattempo faccio un'altra cosa, quindi non perdo tempo. Ecco qui, vedete, il disegno quasi completato. Adesso vado a mettere la cornice a questo disegno, facendo appunto il contorno dell'attaccatura dei capelli, quindi qui su in alto. Con la spugnetta do un po' di fucsia e un po' di bianco, in modo che lo vado un po' a sfumare, e subito con la spugnetta, quindi non con il puff puff, quindi con i glitter, quelli che si vaporizzano, ma con la spugnetta vado ad applicare solamente in questa parte i glitter rosa, in modo che si attaccano bene. Ho messo anche un po' di lilla, ci sta. E questi sono, mi raccomando, i glitter sempre a grana fine. Dall'altra parte invece ho utilizzato il celeste, proprio per fare il contrasto con il celeste che avevo messo proprio sotto la guancia dall'altro lato. Quindi ho tamponato il celeste, anche qui un pochino sfumato con un pochino di bianco, e dopo aver tamponato tutto quanto, anche qui ho applicato il glitter, in questo caso azzurro celeste. Questi sono, si chiamano glitter laser, e sono molto belli perché sono sfaccettati, praticamente si dice iridescenti, cioè quando gli arriva la luce del sole, o comunque la luce normale, assumono vari colori. Sono veramente veramente belli. Il nostro tutorial è terminato, vedete come è finito tutto quanto il face painting con la parte del collo, e vi facciamo vedere dopo come l'abbiamo anche acconciata. E allora, un ringraziamento di nuovo alla nostra modella Linda, e spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciateci un bel pollice in su e seguiteci prossimamente nei prossimi video. Vi ricordo anche la sezione startup, dove troverete i materiali che noi abbiamo utilizzato e quindi elencato ogni volta, ma soprattutto ci sono anche dei disegni facili per potersi allenare qualora ancora non l'abbiate fatto.
Esatto. E allora un grazie, un abbraccio da Michela e da Roberto. Mi raccomando, seguiteci. Qualsiasi domanda volete farci, potete scriverci alla nostra mail l'artedi@romi.gmail.com. E allora vi aspettiamo al prossimo video. Rimanete con noi perché guardate come abbiamo terminato il nostro tutorial. Un bacio, ciao e alla prossima!